Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo, tornati con il nostro buon Dave the Diver. Siamo al giorno 15, stiamo all'evento, la giornata in cui ci mangiamo e medusone. Allora, un attimo ragazzi, che qui ci stiamo attrezzando per... Dobbiamo trovare la tavoletta lì del popolo del mare. Avevamo dato un'occhiata anche qui e in realtà... Facciamo che... Per questa discesa ci prendiamo questo, perché poi giustamente possiamo usare una volta. Vediamo. Aspetta, quanto... ...10% di ossigeno. Ok. Vabbè, adesso proviamo ad andare... No, maledizione. Stava a dirmi, devo ricordare di andare a controllare... a quanti metri stava la cosa, la caverna del popolo del mare. Maledizione, mi sono scordato. Ma che si fa così? Allora, possiamo fare anche lo scattino adesso, quindi attenzione. Ricordiamoci anche che se riusciamo ad allevare un pochino... Ah, però lo scatto si ricarica abbastanza facilmente, cioè velocemente. Interessante, allora. Cioè che è un braccialetto che terremo questo, no? Allora, aspetta che... No. Allora, ricordiamo che in realtà è quello più in superficie che sta più... Allora, aspettate, facciamoli girare un pochino perché secondo me se... girano e si abbioccano, potremmo anche... No. Ok, almeno questi un paio li abbiamo piati. E... L'arpioncino va bene. Abbiamo pure queste, buonanotte, dai! A posto. Allora... Andiamo un attimino a vedere, perché onestamente, come dicevo, non è che mi ricordo minimamente dove stava. Ricordo, oddio, forse un po' più a destra, ma... Pace, ricordiamo. A meno che non inizio a scaricare già un po' di pescetti. In realtà eccola qua. Sì, abbiamo già beccata. Questo da 5 a 4, allora no. Allora facciamo una cosa. Oh dai, un po' di pesca normale la possiamo pure fare, eh? Non è che... Aspetta tu. Scattino. Tieni. Piglia pure questi che ci stanno simpatici. Ok, ahia. Ecco sta violenza. No. Ok. Perfetto. 20 kg. Abbiamo pure un po' di robetta così, ma per carità, non saranno prelibati o altro. Ah cazzo. Dio santissimo, Ingoronetus. Allora, aspetta un attimo che se riesco... non riesco. Dai, Cristo, ma quando devi fare... Le cose veloci non le fai, mannaggia la puttana.
Aspettate, aspettate, aspettate. No, dobbiamo assolutamente... Penso che non vi preoccupate. Vedete sti cazzi, tanto a te t'ammazzano. Sicuramente ci preoccupiamo noi. No, qua c'avevo però non il fucile, il... Il fucile stava qua. Vai, vai, vai. Vai. Perfetto. Signori, a sto punto proviamo... No, Dio santissimo! Cristo incoronato! Che cazzo, eh. Allora, vai, mettilo un attimo qua. Arrivate questo. A posto, stiamo parati, signori. Andiamo di nuovo dal buon squalotto, che penso e spero abbia tenuto accumulato il danno che gli avevamo fatto, no? Vieni qua, biondo. Questo è grosso, questo. Questo ce ne esce di carne. Bella. ...15 kg di carne. E altri 15. Perfetto. E sì, il problema è dato dal fatto che non entrano neanche... Neanche uno ci entra in questa cassa, però. Che è da 10, però 10 10 10, possiamo fare 4 8 9 e 10. Ok, sì, andiamo qua dentro, andiamo a prendere la tavoletta se la troviamo. Bene, ho tutti i materiali. Adesso sarò in grado di costruire il traduttore del popolo del mare, credo. Lo consegnerò a Dr. Beacon. Ok, nient'altro c'è qua. Magari qualcos'altro è rispunato. Allora, siamo ancora abbastanza leggeri, dobbiamo dirlo. Cioè, in realtà non è vero che siamo abbastanza leggeri. Abbiamo un 20 chiletti da caricarci ancora, quindi... Qualcosina la possiamo prendere ancora. E... Ok. Vediamo un po' se... Questo. Ishos. Però vedi se riesci. Perfetto, così... Sommato, no, liscio. Ah, in realtà dovevamo, oh merda, prendere un po' di medusine per la serata sportiveggiante. Però le dobbiamo trovare in realtà, quindi non è che potevamo andare a caso. Però volevi scappare, a stronzo. Vediamo se le riusciamo a beccare da qualche parte. C'è qualche medusina? Medusine? Dai, non me fate desiderare. Fate così. Ci abbiamo una serata elegante. Ci servono delle medusone da cuocere. Allora, scusa, usiamo sciottato. Lo
Lo so che la qualità poi sarà quella che sarà, però ce l'abbia. Meglio di buttarlo. Qua credo che andiamo un po' troppo in profondità per... Oddio, per carità, pure qua ci stanno i medusone. Ma... Allora, sicuramente quello mi dà... Ah, minchia, con quale raggio di azione questo pezzo di... Ehi, madonna, mira, questa proprio... Ce l'abbiamo solo noi. Dai, va. Ok. Beh, ci siamo già riempiti comunque. Quindi a posti o così. Niente medusone, signori, alla prossima. Alla prossima medusata. Dai, andiamo, torniamo in superficie. Teletrasporto stava sopra. No, meglio non rischiarcela troppo, signori, perché vuol dire che stiamo qua tanto. Meglio tornare a casa con un po' di robetta che non tornare a casa. Aia. Ho sbagliato strada. Sì. Ah no, da qua ero. Me lo scatto in realtà carica anche molto velocemente. Va bene, per questa prima pescata di giornata ci possiamo accontentare, signori, dai. Può andar bene così. Poi vediamo un attimino. Salve, Mr. Beagle. Oh, dovevi visitare tantissimi posti, ma sei riuscito a fare tutto. Questa sì che è fortuna. Li userò per costruire un traduttore in laboratorio. Ci vorrà un po' di tempo. Torna al tuo lavoro nel frattempo. Mi farò sentire presto. Ciao, ragazzi. Ok. Uova di squalo tigre. Azzo. Ammazza quante uova che abbiamo piato. Però se non sblocco le altre cose, quello le uova ci fa sta minchia. Senti un po', ma per... Qualora io volessi migliorarle le armi, non abbiamo ancora... Allora, qua il superficie, profondità media e profondità del profondo blu. Poi ci stanno quelli notturni, ok. Beh, la superficie in realtà ne abbiamo presi meno che nelle profondità, eh. Beh, ce ne stanno di meno nelle profondità, effettivamente.
qua ce ne stanno molti di più. E questi è possibile che non li abbiamo proprio mai visti. Quindi dobbiamo fotografare. Un po' di medusone dobbiamo andare a prendere eventualmente, signori. Ci vorrebbero un po' di medusone. Spettacolo. Accidenti, è una megattera. È talmente grande che al confronto il profondo blu sembra piccolo. Seguiamola, seguiamola. Questi li abbiamo piati? No, vedi che non li avevamo ancora mai presi questi. Sono pescetti nuovi in ogni dove. Beh, effettivamente questo è proprio superficie. Questi altri mi sa di sì che li avevamo presi. Penso che si possono via se li becchi, però. Ok. Eh sì, infatti non li avevo mai presi. Che cazzo vuoi via? Sono troppo piccoli. Scusa, ma... Allora, facciamo una cosa. Visto che qua... E che cazzo, uno solo ne è piato. Ce ne stanno 600 ammucchiati. Bravo, complimenti. Questo era più difficile da sbagliare che da beccare, te lo dico. Niente. Ma con quale ignobile tecnica. Via, via. Che cazzo fai? Vaffanculo. Oh, zitti, sì, un po' di... Aia. Questi coletti li abbiamo piati? No. Vedi che comunque effettivamente ce ne stanno una marea che non ne avevamo presi. Alcuni li dai quasi per scontati che li hai già presi, invece no. Ok, beh no, c'ho queste altre. Ma queste altre mi danno il 10% in più di... Cristo santo.
pure quelli ci attaccano. Ok. Che coglioni voi. Ok. Perfetto. Scusate voi giovanotti, fatemi. Questi ne dobbiamo prendere per l'obiettivo, quindi in realtà. Anche non evitarli è buona cosa. No! Queste movenze sinuose. Il nostro Dave. Abbiamo sfragnato contro il muro. Che tra l'altro questi sono pure leggeri comunque, quindi ne possiamo pure prendere una manicata. Poi prendiamo un po' di attrezzatura magari. Vaffanculo. Fatta questi. Preferisco tenermi questo, onestamente. Che... Allora, vabbè, andiamo a vedere se magari sotto troviamo qualche medusocchiola. Poi come detto dobbiamo vedere come migliorare. Aspetta, questi sono troppo piccoli per averli già presi. Infatti. Sì, ma questi con l'arpione che cazzo pigli? Scusa, li triti? No. Non credo ci rimanga granché. Braccio. Castiglio. Aspetta, aspetta, giusto in tempo. Ho fatto bene a lisciarlo. Lo riportiamo così. Dai, vieni pure tu, almeno siete due, va accoppiate, fate cose e vi divertite. Tu? Che dici? Resiste parecchio, eh? A stronzo. Lo sgombro atlantico. Siamo pesanti? Già? Che cazzo. No, questo ci vogliono troppi colpi con sta velocità che ci abbiamo. Possiamo pure lasciare perdere. Sapino.
Va bene. Andiamo al teletrasporto, va, signori. Che... stiamo belli incofanati. Guarda, giusto se voi volete partecipare. C'ha troppa pesantezza nelle cosce il nostro Dave, vabbè. Bene così, bene così. E poi penso che sì, dobbiamo sbloccare qualche altra... una piena manicata di uova, quindi... Ok, andiamo al... bar, signori, che tocca susciare un pochino. Fammi vedere un attimo qua. Per capire se se li tiene. Ah, vedi, poi le uova si sbloccano. Stessa cosa anche qui. Quell'altro lo devo sbloccare, però, dai. Per forza, signori, perché sennò... vedi che già ce l'avevamo le uova. Tanto vale tenerle un pochino di pesci pure qua. E comunque... tutto fa brodo, tutto fa brodo. Allora, seratina medusone, quindi... andiamo a vedere il menu... Allora, questo... vabbè, questo me lo puoi potenziare. Questo mi sa che la potenzia. Sì. Ok. Questo, ok. Questo... perché questi sono quelli che non avevamo preso. Mi ho fatto scorta, mo. Allora, i piatti che possiamo servire non sono tanti in realtà, eh? Quelli a base di... in realtà sono molto pochi. No, non è vero, ce n'è qualcuno sotto, ok. Vabbè, stasera possiamo fare pure quelli e buonanotte. Perché sono parecchi. Livella, livella. Poi, per carità, livellando... si sacrifica un sacco di pescato, ma arriveranno poi le ricompense quando lo pescheremo, che direttamente il piatto base sarà comunque un po' più valido dal punto di vista economico. Non ce l'abbiamo. Allora, andiamo a mettere questo. Sono due, quindi. Poi mi ci metti questo. Questo. Abbiamo. Forse ci metto pure qualcos'altro. No. Oddio, ce n'abbiamo. No, ce n'abbiamo. Ce n'abbiamo, ce n'abbiamo. Pensiamo, pensavo peggio.
Ok. Ordina per prezzo 136. Ok. Va bene, direi che può andar bene così. Vai. Mi raccomando, eh. Non finiamo il wasabi. Vai, 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 veloce però, cazzo. Anche quanta gente che arriva comunque. Troppo, direi. Più piano. Chiudo da questo a quello. Perché con la birra devo fare piano, perché sennò. Ah, non faccio in tempo. Fuck. Vabbè, dalla quest'altra. Sì, vabbè, ma è impossibile. Peggiore che abbia mai visto il servizio, eh. Finito il wasabi, a posto. Ma così, signori, non... Non è per niente facile. Che cazzo fai? Arriva troppa gente rispetto a quella che riusciamo a servire. No. E sì, ci serve un altro cameriere, eventualmente, eh. O facciamo una ricerchina. Per forza, perché sennò... Salve. Ho cercato di farlo da solo, ma è stato troppo difficile. Mi ha aiutato Duff. Grazie al suo aiuto adesso possiamo anche tradurre ciò che dici nella lingua del popolo del mare. Non vedo l'ora di scoprire cosa hanno da dirmi. Per prima cosa mi recherò presso il popolo del mare. Se mi ricordo dove sta. Ok. Diga. Che c'è? Ho passato un po' di tempo con Liz-chan e ho riflettuto un po' per conto mio. Ho capito che ripagare le persone per l'aiuto ricevuto è ciò che farebbe un nobile signore. Dimmi, Dave, sei soddisfatto delle armi? No, in realtà no. Vanno bene, anche se sarebbe stato meglio se fossero state più potenti. Sembra che sia arrivato il momento di mettermi sotto i riflettori, per così dire. Ti aiuterò a potenziare le tue armi. Potenziare? Come fai? Si tratta di renderle più potenti o di incorporare elementi come il veleno o l'elettricità. Ma devi ricordare una cosa, solo le armi che sono state create possono essere potenziate. Lo dico anche se può sembrare scontato. Oh, capisco, un potenziamento armi sembra davvero utile. Sei ancora più in gamba di quanto pensassi. Cosa dici? Sto solo cercando di essere il miglior signore in assoluto per Liz-chan. Penso di aver ti dato una spiegazione adeguata. Torno nel mondo delle fate. Sayonara, baby. Ok, potenziamento armi. Perfetto, ora è possibile potenziare le tue armi nel negozio di armi di Duff. Raccogli diversi materiali e frammenti per renderle più potenti. E questo lo facciamo immediatamente. Upgrade, vediamo. Sparareti. Materiali insufficienti, mi manca la corda. Minchia, pure parecchio oro, eh. Gittata al momento è 5, caricatore è 3, quindi passa solo il caricatore a 4. Bella cagata. Insomma, stella marina viola. E per un coso in più. Scusa, però il fucile subacqueo di livello 2. Okay. Ah, pure questi li puoi fare.
Paralizzante, velenoso, elettrico, sedativo. Questo non sarebbe male. Però, al momento tocca aspettare un pochino, però, signori, perché... Ti sei 200 follower, gusto migliore e ricette. Ci vuole un po' troppo, in realtà. Cioè, non un po' troppo, però, nel senso... posso andare un attimo... Scusa, voglio fare una cosa. Con i 2004 devo ricercare un altro cameriere, anche se il problema mo è dato dal wasabi più che altro, no? In realtà sì. Abbiamo sostanzialmente un problema di wasabi, più che altro. Zona pranzo, servizio 35, questo 25, questo posso licenziare eventualmente. Ah, formazione. Ah, sti cazzi. Costa pure poco. Costo 150, passa da 25 a 45. Mo dovevate di prima, però. Pulizia. Ah, vedi, pulisce le sedie sporche. Non ho ancora imparato a farlo l'altra cosa. Ok. Perfetto. Livello 3 e va benissimo. Possiamo fare anche... Spedisci cosa? Cambia, vabbè, non ne abbiamo altri dettagli. Scusa, livelliamo anche lei che non l'avevamo ancora fatto. Scusa. Per carità, sempre problema di... Serve i drink, grande. Cucina, servizio. Vai, vai, un altro po'. Facciamoli di livello 3 e ok. E il cuoco... Qualora volessi fare la formazione ci costa pure a lui poco però, eh. Che fa in più? Preparazione degli ingredienti. Probabilità del 10% di aumentare il numero di piatti. Ok, quindi tipo di uno ne fa due poi. Un altro livello vogliamo fare, dai. A posto. Perfetto. No, non sapevo il fatto del livellamento, però adesso che lo abbiamo fatto... Salve, gattino. Diamo un po' di mangime. Ah, cibo per gatti, ecco. Tiè. A posto? No, era per sapere se ci dava qualche ricompensa. No. La risposta è no. Vabbè, onesto. Io in realtà potrei anche vedere se abbiamo qualcosa da vendere. Tra l'altro. Cerca persone di emergere. Richiama un rob nel punto in cui ti trovi. Usalo per tornare alla barca. Questo dispositivo non è utilizzabile in alcune zone. Azz, però, questo è importantissimo. Mettimi in ordine di... Sì, in ordine di prezzo, va. Si può usare per il potenziamento di armi. Scusa, io ho preso pure dei piattini, no? Ah, beh, evidentemente sì, valgono meno che altre cose. Va bene. Ok,
Ok, vabbè, ricordiamoci pure di prendere altre robe, ma lo faremo al prossimo appuntamento, signori. Noi ci vediamo sempre con Dave the Diver. Lasciate like, condividete, commentate, seguite sul sito per like, secondo canale Instagram. Ci vediamo alla prossima, ragazzi. Un saluto a tutti da Questa Leale.